E cari amici, un video che reputo importante, tra i più importanti in assoluto del mio repertorio. Ci troviamo maggio 2022 per giugno 2022. E partiamo da una cosa, il dono del tempo. In che senso? Il dono del tempo è ciò che sappiamo, ciò che così faremo oggi, faremo domani, faremo dopodomani. Per esempio, questo video lo intervallerò in vari giorni nel mese di maggio 2022, con il dono del tempo, quindi avere il sapere di ciò che c'è da fare, altrimenti chissà, lo rimanderemo sempre, oppure comunque non avremmo un tempo per il da fare, il da farsi. E il dono del tempo, sappiamo, appunto, è un dono che ci viene dato. Creature, sì, le creature ci hanno donato tutte queste cose. E il luogo da cui vi parlo non è un luogo qualunque. È un punto su cui c'è una sedia di pietra e sotto mi avevano detto fai il prossimo video qua, al giardino. Ma com'è possibile? Siamo a Varese, sembrava un posto qualunque. E invece sotto qui c'è una grotta che però appartiene a una villa privata, quindi non è visitabile. E riconduce quindi ai regni sotterranei, ai mondi sotterranei. Quindi il contatto con ciò che c'è sotto di noi. E quindi in base a questo contatto spero possiate avere un video il più chiaro possibile. Questo dono del tempo mi porta da oggi che è 17 maggio 2022, è un martedì, mano a mano andremo avanti nel mese di maggio, e questo dono del tempo voglio utilizzarlo fino al 24 giugno 2022. Io finirò il video a maggio e per il 24 giugno 2022 questo dono del tempo che mi porterà a divulgare ancora, perché ce n'è ancora un bel po' di tempo. Benissimo. Quindi, poi le grotte sotterranee ci riconducono a tutte quelle persone mistiche che hanno utilizzato anche le grotte per il contatto. Ecco cari amici, l'entrata della grotta sottostante a dove vi parlo. Gli eremiti abitavano un tempo solitamente nelle grotte. Nelle grotte anche Varese era un luogo di eremitaggio. Tante zone erano eremitaggio, a parte il paese, perché erano piccoli paesi. Qua per fare capoluogo di provincia Varese hanno dovuto legare insieme 10 paesi. E ok, comunque, quindi questa energia la troviamo per il contatto. E questo ci dà il tutto, il dono del tempo. E così continuiamo con la divulgazione in questo lasso di tempo fino al 24 giugno 2022. E però, utilizzando l'informatica per poterci connettere, per poterci contattare, è doveroso al momento fare anche un discorso di informatica. Purtroppo c'è da notare che, per esempio, delle applicazioni, vi spiegherò un po' tutto, cercherò di essere breve, speriamo. Delle applicazioni non funzionano col browser, ma funzionano con l'applicazione stessa. Per
non lo devi usare col browser network, ma con l'applicazione. E adesso vi spiegherò, queste applicazioni non hanno la password, si entra, e non hanno neanche sistemi di sicurezza per quelli praticamente dall'esterno, che vengono dall'esterno, perché dicono non abbiamo pubblicità nella nostra applicazione, non abbiamo bisogno dei sistemi di sicurezza che bloccano malware, spyware. E così, cosa succede però? Non avendo questi sistemi di sicurezza, che hanno i siti che hanno la pubblicità, che hanno browser che hanno la pubblicità, che hanno tutte le applicazioni che hanno la pubblicità, non avendo quei sistemi di sicurezza, ogni tanto cosa succede? Che quel malware e che quei spyware, quel malware, entrano come aggiornamento in queste applicazioni. Notateci, fateci caso. Quindi non è per non essere nel browser, non è per non aver pubblicità, che no, è perché proprio evitando pubblicità e browser che hanno quei sistemi di sicurezza, non mettono i sistemi di sicurezza per la pubblicità contro il malware e spyware. In questo modo, in queste applicazioni, come aggiornamento entrano gli stessi spyware e malware che non potrebbero entrare essendoci questi sistemi di sicurezza per le pubblicità, per evitare proprio questi malware. E così entrano come aggiornamento. Naturalmente, applicazioni senza password, alla fine voi le chiudete, ma non le chiudete. Entreranno anche quando le avete chiuse, in background. Entreranno. E questo già. E perché non vengono trovate queste applicazioni con questo malware? Perché loro decidono di fare questi aggiornamenti malware solo ad alcuni utenti. Allora l'applicazione risulta perfetta, stupenda, favolosa, perché non c'è mai il malware. Perché? Perché vengono decisi solo alcuni utenti dove mettere il malware. Poi, per esempio, quando dicono hanno avuto gli attacchi a Milano, a Roma, non erano per entrare, erano per uscire. Perché? Perché mediante delle applicazioni hanno aggiornato, hanno messo il malware, spyware, per prendere i dati. E dopo cosa succede? Quando è successo attacco informatico? No. Quando è successo che si sono bloccati dei siti a Roma, a Milano? Proprio, notate, poco dopo aver disinstallato delle applicazioni, un'applicazione in particolare. È vero? Poco dopo avete disinstallato l'applicazione, è rimasto il malware, non si è riuscito a togliere da solo. Allora ha creato quel sistema suo di fare qualche macello proprio tramite lanciano dei malware per cancellare dati così momentaneamente, renderli non visibili. Pensavate a un attacco, invece sono usciti. Però se il malware si annullava, il computer lo identificava, si è annullato. Allora nell'annullarsi però ha mandato degli spyware per fare in modo che non si notasse che si fosse annullato. E invece era come aggiornamento nell'applicazione, ma erano malware, spyware, che erano nell'applicazione, perché l'applicazione non ha pubblicità, l'applicazione non è tramite un browser, in breve, non ha quei sistemi di sicurezza che hanno i siti che hanno la pubblicità, perché viene dall'esterno la pubblicità e devono avere dei sistemi di sicurezza contro il malware, evidentemente, che possono esserci nella pubblicità, può capitare.
invece non ce l'hanno così. Anche se dicono che non occorrono, occorre che ci siano questi componenti di sicurezza. Come per le pubblicità sui siti, come sui browser, anche chi non utilizza browser, il sito è un'applicazione e non ha pubblicità, deve avere le componenti di sicurezza come se filtrasse all'interno la pubblicità dall'esterno, per evitare malware, spyware. Altrimenti si inseriscono. Bisogna fare in modo, anche se dicono no, non è necessario. Sì, è necessario, perché solitamente non succede. Ma una volta, due volte, tre volte, ogni tanto, forse anche una volta ogni 10.000, succede. Dei malware, dei spyware si inseriscono come aggiornamenti e invece fanno danno. E quindi queste applicazioni hackerate addirittura su un supporto come il telefonino vedono i dati sensibili, leggono i dati sensibili e vicino al telefono così vostro, forse il telefono fisso, in collegamenti di vicinanza, così, cosa succede? Collegano il telefono, tramite queste applicazioni si collega il vostro telefono con chi telefona. Allora, quando dicono si sono legati alla linea, si sono collegati, hanno preso la linea, non è che la prendono in quel momento, si legano alla vostra linea in quel momento. Avviene prima, in precedenza. L'applicazione legge i vostri dati sensibili e dall'altra parte iniziano le telefonate. Le telefonate e attraverso l'utilizzo dei vostri dati sensibili si legherà alla vostra linea telefonica. E pian piano si legano. Telefonano poco per volta. Notare quando abbiamo questi strumenti vicino, per esempio, al vostro telefono, state attenti. Quindi cosa succede? Si legheranno in quel momento, poi fanno delle telefonate successive e si legano alla linea, ma si allacciano prima. Non è che si allacciano nel dato momento che telefonano, si allacciano prima con queste strumentazioni. Leggono i vostri dati sensibili e poi queste applicazioni iniziano le telefonate. Anche c'è chi ha 100 telefonate al mese. Capita che telefonano alle 9 del mattino per un mese intero, volendoti vendere lo stesso identico prodotto. Chi per un mese intero? Chi per due mesi addirittura, febbraio-marzo, vuole venderti un prodotto? Nessuno. Anche quando non lo vuoi, richiamano. Perché? Perché non devono venderti il prodotto. Devono collegare la linea. Ed ecco che collegano la linea. Se la stacchi un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, poi state tranquilli, dopo mezz'ora, un'ora vi chiamano di nuovo. Al pomeriggio vi chiamano di nuovo. Vi devono vendere un prodotto, vi chiamano 50 volte, vi chiamano tutte le mattine, vi chiamano un mese intero, due mesi per vendervi un prodotto. È chiaro che non è quello il fine. E il fine è un altro, è allacciare la linea dopo che si è già legata. E sono linee che fanno dark web e il vostro numero è in vendita e lo danno a terzi. Addirittura si possono avere telefonate anonime, quindi se arrivano quelle può arrivare tutto il resto. Come dicono, truffa agli anziani, di tutto. Naturalmente, per esempio, una telefonata anonima, allora capendo che quel numero lì si legava, staccare la spina a 20 minuti, l'altro numero anonimo chiamava un po' dopo per non far vedere che era legato all'altro numero,
e poi quando chiamava, ormai l'altra linea era saltata ed è venuto il numero in chiaro. E quindi si sa benissimo chi fa queste belle telefonate. Complimenti, Heidi sopra i monti. Non sapete chi è, sappiamo noi, tanto piacere. E quindi mi raccomando, altra cosa, il telefonino, quando lo comprate, a volte le SIM, se vengono lavorate, creano un collegamento prima di vendertelo, prima di vendervi il prodotto, addirittura legano le SIM, legano dove c'è la SIM per avere un altro legame di collegamento. E per esempio, quando andate a mettere il numero di sicurezza, entrano dentro e magari vi rubano il credito. Quindi bisogna stare attenti anche se la SIM non è... fanno vedere che l'hanno dovuta sistemare, poi vi vendono quei prodottini, state attenti. A me avevano venduto un telefonino 9,90 €, chiaramente sta lì per qualche tecnico che voglia capirci di più e troverà il collegamento. Comprate computer che abbiano anche programmi di scrittura. Perché? Vi spiego subito. Perché il dark web, la linea sotto nascoste, utilizzano spesso programmi loro di scrittura, quindi vanno molto di tastiera. Ok? Cosa succede? Andando, scrivendo molto, se vi vendono un computer che non ha quasi per nulla programmi di scrittura e ha dei browser che non sono quelli che notoriamente sono graditi, quelli più sicuri, allora c'è qualcosa che non va. Perché il dark web utilizza programmi di scrittura, allora cosa succede? Ecco perché non vi danno il programma di scrittura, ecco perché non vi danno il browser che di solito usate voi, e poi lo potete caricare programmi di scrittura, ma comprate computer già con programmi di scrittura. Perché? Perché quelli sono dei computerini che proprio fanno il caso di chi hackera le cose. Allora bisogna avere dei computer completi, perché proprio vi danno dei computer, non hanno bei programmi di scrittura, non hanno browser così, perché? Perché tentano poi di utilizzarlo, di legarci le linee. Allora vi vendono il computer a 300 €, è un blocco di plastica, e invece il computer sarebbe da vendere integro con tutti i programmi dentro, quindi hardware come software di programmi. Perché occorre? Proprio perché le linee devono essere a posto. Siamo come nel medioevo dell'informatica, perché noi siamo agli inizi. Siamo come nel medioevo, per esempio, quegli apparecchi per misurare tipo glicemia, pressione, così, quando ve li vendono con quei fili gialli, quello è un bello strumentino, quel filo, per la presa di corrente. Quello per esempio ve lo fanno sparire perché quella è più sicura, che prende la corrente bene. Se usate poi quel telefonino sul cellulare, per esempio quel filo, quel cavo sul cellulare, sul vostro telefonino, potrebbero avere problemi queste applicazioni pirata, no? Queste cose. Allora loro ve lo fanno, loro, indovinate, questi signori appena possono vedono un filo giallo ve lo fanno sparire, come anche quelle prese di corrente che poi si illumina il telefonino senza un perché. Allora lì nella ciabattina, nella presa di corrente, potrebbe esserci anche un software per entrare nel vostro telefonino. Purtroppo la tecnologia, dovete, da buoni tecnici,
ascoltate, certo, ok, ascoltate, fate buon uso delle mie parole, mi raccomando. Perché? Perché purtroppo c'è chi giri sempre di soldi, perché lo fanno per quello, e poi danno dei danni, danno dei danni. Gioco di parole, ma è così. Mi raccomando, ce n'è tanto da dire. E torniamo al dono del tempo. E veniamo al dono del tempo. Il dono del tempo, quindi 24 giugno 2022 e ieri 17 maggio 2022, oggi 18 maggio 2022, nel continuo di questo video, il dono del tempo. Ecco che Gennaro Gelmini dice 24 giugno 2022. Perché? Perché darsi un tempo significa sapersi muovere, concludere qualcosa. Dobbiamo concludere, dobbiamo continuare la nostra divulgazione per il 24 giugno 2022. È un dono, perché se no, se non si ha il dono del tempo, non ci si dà una mossa. Fare questa divulgazione, il dono del tempo. Ebbene, naturalmente mi sono concesso un caffè, una brioche, ma è giusto che sia. E naturalmente sappiamo Nibiru, pianeta X, Arcolbus, Nemesi, è un pianeta, Nibiru, che transitando tra Marte e Giove nel prossimo futuro, ecco che l'influsso gravitazionale scombussola le carte in tavola sulla Terra. Quindi aumento dei terremoti, aumento delle eruzioni vulcaniche, aumento anche delle alluvioni, siccità, aumento onde anomale, tsunami, aumento di cadute meteoriche. Abbiamo avuto diversi passaggi di asteroidi molto vicino a noi, 4 passaggi di asteroidi nel giro di un mese. Situazioni varie. E quindi, poi anche il geomagnetismo, tutte le cose, l'assetto della Terra, ne stanno accadendo tante, legate, riconducibili a questo pianeta Nibiru, che naturalmente non si è dato mai l'ufficializzazione, come non si è dato mai ufficialmente l'esistenza, sono sicuro, perché ho contatti con queste creature extraterrestri e intraterrestri, però chiaramente come dischi volanti, come creature extraterrestri, non ufficializzano mai nulla. Eppure è proprio notizia di adesso, la davano stamattina, che al congresso degli Stati Uniti hanno parlato di dischi volanti, di extraterrestri, e naturalmente perché devono iniziare un programma di verità su qualcosa che arriva. E quindi questo ci ricollega al famoso pianeta Nibiru. Ed ecco vari eventi, qua poi c'è un profumo stupendo di piante anche non fiorite ma profumate. È bellissimo, nel senso, finalmente, come questo profumo ci rimanda ai profumi di cose sensazionali, ecco che è sensazionale anche l'incontro che avremo con queste creature extraterrestri e intraterrestri. Io ho 23 anni che divulgo in totale, quindi già prima di internet, e poi dal 2009 su internet, ok, ma dal 1999 che divulgo sulla carta canta. E
che succede? Finalmente questo incontro, potete immaginare uno come me, sottoscritto Gennaro Gelmini, che attende da 23 anni, è qualcosa di sensazionale. Ancor più sensazionale il fatto che io ho avuto questi contatti con gli extraterrestri e gli intraterrestri. Non è importante crederci o non crederci, è importante per me, perché io ho il contatto, no? E cos'è per me? Allora tornano, bellissimo. Perché? Perché li conosco tutti. Io credevo che quelli che volessero più amore di tutti fossero gli extraterrestri. Sì, vogliono un grande amore. Però addirittura quando ho conosciuto l'amore degli intraterrestri, degli intraterreni, ho detto, ma questo è ancora più grande. No, è uguale. Perché? Perché le regine sono due sorelle e le creature intraterrestri e extraterrestri sono cugini tra di loro. Quindi è la stessa famiglia, se vogliamo. E allora tutti sanno amare, perché l'amore non è una parola, è un dato di fatto. È la vita. È la vita che vuole amore. Allora tanti potrebbero dire, ma come gli intraterreni per l'amore? Sì, è stupendo. Quindi quando avremo questo contatto, per me è una cosa, gioia sublime. Nessuno viene qui sulla Terra per odio, vengono perché ci sia finalmente l'amore universale. Noi, per chi mi segue già lo sa, noi terrestri siamo stati creati per creare una razza che riuscisse bene a vivere all'esterno dei pianeti, in maniera da non creare sovrappopolazione all'interno dei pianeti, perché da principio i pianeti sono stati abitati al loro interno, dove ci sono fonti di magma, luce, calore, acqua, vita, piante anche, quindi aria, ossigeno. Ed ecco che noi siamo stati creati allo scopo di poter vivere anche all'esterno dei pianeti, evitando la sovrappopolazione all'interno dei pianeti. Però al di là del fattore tecnico, diciamo così, c'è anche un grande amore. E chiaramente, come lo si vuole l'uomo, le persone, gli abitanti della Terra, per poi poterci espandere ovunque benissimo, che siano persone che sappiano vivere la vita. E noi siamo passati con tante tribolazioni in questi periodi, ed è inutile che ve ne dica, perché sappiamo. Ed erano proprio gli istanti finali, quando si vede la realtà dei fatti, che certe cose non quadrano come dovrebbero. Ecco, bellissimo, in quel momento non siamo più soli, ma finalmente con le creature. E sarà bellissimo questo grande amore, come ve lo devo dire. Io sono quello, ecco, che non solo ci ha sempre creduto, ma allora sono quello che va sempre avanti, nel senso, mai ho negato l'evidenza, questo grande amore. Però naturalmente io vedo adesso le persone, contattisti e tutto, che non sempre vorrebbero comunicarvi che qualcosa sta cambiando, e non sempre ci riescono. E sappiate, sì, qualcosa di grosso sta cambiando. Adesso con l'arrivo di questo pianeta Nibiru dovranno ufficializzare tutto. Già sugli extraterrestri devono dire qualcosa, stanno dicendo qualcosa, perché è il momento della verità. Chiaramente 4.000 avvistamenti solo negli Stati Uniti, solo nell'ultimo periodo, getta qualche occasione, no? Di dover dire la verità. Ma non potete più tornare indietro, come ve lo devo dire.
ormai la verità deve essere dichiarata. Nibiru, extraterrestri, intraterrestri. Le due sorelle chiaramente erano le figlie Anunnaki del pianeta Nibiru, all'interno abitano, e non potevano esserci due regine. Allora chiaramente una colonizzò la Terra quando già c'erano 8 regni e fece il nuovo regno, il nono, il regno di Shambhala. C'era già Agartha, c'erano già altri regni. Il regno di Shambhala, questa regina, sa governare il calore centrale come un sole interno, e quindi lei è poi a capo di tutti i regni interni, perché sa governare il calore centrale. Sono 10 regni interni, perché poi si è aggiunto un decimo regno di terrestri che sono voluti andare ad abitare nelle cavità della Terra. Io sinceramente abito bene ovunque, naturalmente per motivi d'amore, ovviamente il luogo più bello è sottoterra, intesi, in questo regno di Shambhala, questo posto magico, perché dove c'è amore così ti leghi, no? È chiaro. Alla milanese io parlo a volte, nel senso ti leghi, è chiaro, no? Ok. E chiaramente siamo qua a Varese, nei giardini, perché Varese è conosciuta come città giardino, ha tutti questi giardini. Le palme sono quelle proprio che crescono anche qui da noi, e è tutto, quindi addirittura lì abbiamo piante di banano, abbiamo situazioni. Perché? Perché i laghi, qua abbiamo diversi laghi, abbiamo il lago, e il lago è vero, bisogna ammetterlo, mantiene la temperatura, innalza la temperatura d'inverno di qualche grado e la abbassa d'estate, quindi una temperatura più mite di altre zone, perché ricordo comunque siamo a ridosso delle Alpi, siamo nelle prealpi, le prime montagne vette delle Alpi, le Alpi che arrivano a 4000 metri. Quindi un lago che è freddissimo su in montagna, in una maniera che non vi dico, però qui invece c'è il lago, c'è una temperatura mite, questi giorni si sta particolarmente bene. I bambini giocano allegramente, naturalmente se dovessi inquadrare qualcuno taglierò, però stanno giocando un po' con le pistole d'acqua, stanno giocando, e benissimo. E quindi questo cambiamento epocale, ma non tanto per dire, realmente, che ci porterà per sempre. Cosa significa per sempre? Significa che per sempre finalmente staremo a contatto con queste creature. Quindi l'amore governerà il mondo per sempre. E questa è la notizia più bella che mai si possa avere. E il 24 giugno 2022 per dare un tempo a tutto questo. Non è che il 24 giugno è il dono del tempo, il 24 giugno 2022, perché ingrana la marcia e inizia a cambiare la cosa. E già adesso comunque si prevedeva per maggio un cambiamento. Abbiamo Giove in Ariete. E bene, qualcosa iniziano a dire, quindi vedete il percorso ormai è già iniziato, ecco. Quindi diamoci un tempo, ieri è 17 maggio 2022, oggi 18 maggio 2022, il video continuerà brevemente ancora nei prossimi giorni. Ho una bella polo che usava mio padre, che faceva il giornalista.
E siamo ormai al terzo giorno di video. Ho cambiato camicia, faccio il video nel tempo libero, nei momenti liberi, perché da fare comunque tanto. Non è che avete da fare tanto e io non ce l'ho, ognuno ha le sue tante attività. E quindi 17 maggio 2022, 18 maggio 2022, oggi siamo 20 maggio 2022, questa era la camicia che aveva il fratello di una mia collega di lavoro, che poi la mia collega di lavoro me la regalò. Io, a me piace tanto cucire, non è che piace cucire, cioè le cose che ho hanno appunto un loro dono del tempo, mi ricordano certi momenti della vita normalissima, però chiaramente le cuccio, se c'è qualcosa la cuccio, non è un compra e getta, prendi e butta. È bello avere le cose che ricordano anche, certo, anche momenti lavorativi, tutto quanto. 20 maggio 2022, a rimembrare, a pensare al 24 di giugno 2022, tra un mese. Il dono del tempo. Allora ecco, finalmente si apre un nuovo ciclo, si apre un nuovo tempo, il dono del tempo finalmente ci porta alla conoscenza, ci porta al cambiamento, a qualcosa. E allora noi ci diamo un tempo per dire devo fare, perché se no, per esempio questo video, se non avessi un tempo lo farò, quando lo farò. Bisogna avere il tempo, il dono del tempo. Adesso maggio per giugno, quindi 24 giugno 2022 ci sta benissimo per questo dono del tempo che finalmente ci porta avanti nella conoscenza, nel sapere queste cose. Queste creature, perché avere contatti con queste creature extraterrestri del cielo, intraterrene, sottoterra, la terra cava, i regni sotterranei, i 10 regni sotterranei, il regno di Shambhala, la sorella della regina degli Anunnaki, anche lei regina, il regno di Agartha, i vari regni sotto la terra. Perché avere questo contatto? Perché viverci insieme? Perché è bellissimo, noi che siamo stati sviluppati come creature, noi umani, per vivere all'esterno dei pianeti, appunto per fare in modo che non ci fosse troppa calca sotto, cioè una sovrappopolazione all'interno delle cavità dei pianeti. Ebbene, naturalmente ricordiamo gli effetti del pianeta Nibiru sulla Terra: aumento dei terremoti, aumento delle eruzioni vulcaniche, onde anomale, tsunami, alluvioni come siccità, frane, smottamenti, cadute meteoriche. E però naturalmente il passaggio, il transito del pianeta Nibiru tra Marte e Giove implica questo rimescolarsi della rotazione nel sistema solare che occorre. Vedremo, naturalmente noi da quanto studiamo il cosmo, lo spazio? Da poco, no, in realtà. Quindi vedremo che questa rotazione di pianeti occorre proprio al sistema solare. Il cambiamento occorre, nulla può essere per sempre, nel senso la vita per sempre, però occorre un cambiamento perché le cose devono sempre svilupparsi bene. Adesso
Quindi questo grande amore dal cielo e dalla terra, e vediamo questo grazioso giardino. Mi sono seduto qui, vediamo questo luogo bello bello. Qua c'è la palma che abbiamo preso. Qui il giardino, Villa Augusta di Varese, giardino pubblico. Qui adesso ho messo la mia borsa. E questa pianta che profumava, invece il profumo non veniva da qui, nel senso sentivo un profumo di fiori, ma questa pianta non profuma, ma durante la registrazione, soprattutto al 18 di maggio 2022, si sentiva un profumo proprio qua, e allora questa panca è veramente ottima, veramente ottima. L'altra palma è vera, non è tutto vero, non è tagliata nei rami secchi, sono lasciati così, sono lasciate in maniera naturale, come natura comanda. Poi abbiamo la parte bassa del nostro giardino, abbiamo preso la borsa perché non si può lasciare niente indietro, non si sa mai. Questa è la parte bassa del giardino. Un bel giardino che consiglio a tutti di venire, perché ci sono delle piante secolari magnifiche. Oltre, tutto il giardino. Queste graziose scale. E questa è la parte, in pratica, che dà dall'altra parte. Cioè, sarebbe, diciamo, il retro, come potremmo dire, delle piante, come dobbiamo vedere bene, delle piante di banano. Le vedete adesso? Piante di banano e fiori bellissimi. Piante di banano, sono fiero, sono felice che una volta c'era una signora che abitava qui. Adesso c'è un'associazione qui, a questa casa, a fianco al parco, e noto contento che qualcuno ci bada le piante di banano, perché chiaramente bisogna badarci, bisogna pensarci per farle vivere bene. Qua guardate le palme, guardate, siamo proprio a Varese, è lì il cestino infatti del parco, proprio quelli di solito di Varese, uno stemma della famiglia che stava una volta qui, un posto fantastico. Abbiamo di là dei muratori, i rumori non mancano mai, una grotta in tutto per tutto, sette giardini dove abbiamo queste graziose piante. Di banano. La scala, le palme, bellissimo, bellissimo, grazioso posto. Qui ho fatto anche una volta proprio le piante di banano un video, allora tanto vale, ci salutiamo qua. Benissimo cari amici, qua il miglior cosa, luogo sublime, luogo fantastico, perché la natura. 17 maggio 2022, 18 maggio 2022, 20 maggio 2022, Gennaro Gelmini qua dal parco di Varese, e naturalmente in riferimento al 24 giugno 2022
la data, il dono del tempo. Cosa indica? Il dono del tempo. Abbiamo questo dono di muoverci perché sappiamo che si va incontro al cambiamento. Un cambiamento che finalmente ci porterà a una terra in contatto con queste creature extraterrestri e intraterrestri. Anche qui al tempietto, una volta fatto un video.